L'associazione in Italia ha diversi progetti, alcuni dei quali direi più importanti si occupano proprio delle persone che vivono ai margini, persone senza fissa dimora e tra di essi moltissimi migranti e purtroppo rifugiati. In particolare abbiamo un progetto che si chiama Un Camper per i Diritti, che ha proprio l'obiettivo di portare aiuto sanitario alle persone che vivono sulla strada, fornire orientamento sociosanitario. E un altro intervento che è invece un monitoraggio sulle condizioni di vita all'interno dei centri di identificazione e di espulsione italiani. Ecco, a proposito di questo, vogliamo parlarvi anche dell'esperienza vissuta da chi è nelle CIE, nel centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria. Siamo alle porte di Roma, lei ha raccolto una testimonianza di una donna, ve la facciamo ascoltare. Mi racconti come sono le condizioni di vita qui al CIE di Ponte Galeria? Brutte, nel senso brutte perché la dignità di una donna qua non esiste. Prima di tutto perché nel bagno non c'è nemmeno una porta dove uno si può fare le sue cose personali. Un pettine non esiste, ci dobbiamo pettinare con le forchette. Fa un freddo cane, l'acqua manca perché non è l'acqua calda e si soffre. Non si sa il tempo quanto uno deve rimanere qua. Non c'hai con le persone in cui puoi parlare, quale ti possono aiutare in senso per tirarti più prima da qua. È vero che uno o ha sbagliato o non ha sbagliato, c'ha documenti o meno. Ma non sono le condizioni questo ad aiutare la gente, trattandoli peggio delle bestie qui dentro. Tu da quanto tempo sei qua? Io sono da giovedì sera qui e non ce la faccio più. Ma sei già stata altre volte? No, è la prima volta che sto qua. Però ci sono delle associazioni, mi sa, che danno sostegno psicologico, ci sono delle attività che si possono fare durante il giorno. Non ci sono niente. Io il tempo che sto qua ho domandato anche la ragazza che sta qua da 2 mesi, non abbiamo visto niente. E la qualità del cibo com'è? Non si può lamentare. È buono, non è un granché, però è meglio di niente. Si sopravvive per il mangiare, ma per le altre cose no, perché si possono prendere 1.000 malattie. Ti puoi ammalare qua durante il giorno, tutto il giorno non facendo niente, devi vivere nella sporchizia perché è tutto sporco, non è igienico, non è disinfettante. E questo E ti hanno fatto una visita quando sei entrato, una visita medica? sì, parlando, Parlando. visita parlando, dice questa donna, una drammatica testimonianza. Lei da medico può dire che realmente si è garantito il diritto alla salute dentro questi centri? Purtroppo dalle visite che abbiamo effettuato quest'anno e gli anni scorsi, quando siamo riusciti ad entrare, perché ricordo che entrare dentro i centri di identificazione e espulsione è molto difficile, sono delle strutture chiuse all'esterno, anche se ultimamente le cose sono un po' migliorate, quello che abbiamo rilevato è che queste strutture, direi, sono congenitamente incapaci di garantire i diritti fondamentali della persona e ovviamente anche il diritto alla salute. E la dignità delle persone, la testimonianza di questa ragazza, ne abbiamo raccolte altre, mi sembra piuttosto significativa. Tra l'altro, all'interno del CIE l'assistenza sanitaria è data dall'ente gestore e non c'è la possibilità di ingresso dei medici dell'azienda sanitaria locale, quindi uno di quei pochi posti in Italia dove l'assistenza sanitaria non è data dal Servizio Sanitario Nazionale. Quindi a questo punto voi che cosa proponete di fare? Come si possono anche rompere questi tipi di ostacoli? Noi visitando il CIE di Ponte Galeria, il centro di identificazione di Ponte Galeria a Roma, che ricordo è il più grande d'Italia, ma ce ne sono altri 12 sparsi per l'Italia, visitando il CIE di Ponte Galeria e altri CIE, ci siamo posti due domande fondamentalmente. Queste strutture garantiscono la dignità e i diritti fondamentali della persona? E la risposta è stata no. E l'altra domanda che ci siamo posti comunque è se queste strutture sono utili ed efficaci. E i dati che stiamo raccogliendo, le evidenze che stiamo raccogliendo, non solo noi, ma negli anni si sono susseguiti vari rapporti, indagini di organismi indipendenti e istituzionali, dimostrano che oltretutto queste strutture sono inutili e inefficaci per lo scopo dichiarato, che è quello dell'identificazione e dell'espulsione degli stranieri in condizioni di irregolarità. Quindi
Quindi quello che noi chiediamo è l'abbandono dell'attuale sistema di detenzione amministrativa, l'attuale sistema dei CIE, e la contestuale adozione di politiche di gestione dell'immigrazione irregolare, perché ovviamente ci deve essere una gestione, però che siano più articolate, razionali e soprattutto più rispettose dei diritti fondamentali della persona. Noi abbiamo definito il sistema dei CIE un ingranaggio iniquo, proprio perché oltre a essere inutile, soprattutto non garantisce la dignità e i diritti umani delle persone. Un ingranaggio che stritola indistintamente, perché c'è anche molta promiscuità, persone che vengono da realtà molto diverse anche in questi centri. Persone che arrivano da realtà molto diverse, persone appena arrivate in Italia, persone che vivono da anni in Italia e si ritrovano in un CIE, cittadini europei dell'Unione Europea. Il dato sconcertante di Ponte Galeria è che circa 800 cittadini, oltre 800 cittadini dell'Unione Europea sono stati internati in questo centro nel corso degli ultimi 2 anni. E ricordo che questa struttura dovrebbe trattenere solo persone al di fuori dell'Unione Europea. Ci si trovano donne vittime di tratta, in particolare da tratta della prostituzione. L'80% delle trattenute di Ponte Galeria, per la missione stessa dell'ente gestore, sono appunto donne vittime di tratta, della prostituzione. Quindi persone che semmai avrebbero bisogno di una tutela. Esattamente, persone che avrebbero bisogno di una tutela e di una protezione, e che ovviamente il CIE non è il luogo adatto. Il CIE in realtà è un istituto, un vero e proprio centro di internamento. Le condizioni di vita sono difficilissime, durissime. Lo stato degli ambienti interni, dell'intera struttura, durante l'ultima visita eseguita da noi a febbraio, è apparso realmente fatiscente. Difficilissime condizioni in cui vivono queste persone, così come le persone che assistete e accogliete anche ai margini della città, nelle stazioni ferroviarie. Poco fa vedevamo le immagini, forse erano a Ostiense, a Roma, dove prestate soccorso. Anche lì un'esperienza che voi avete voluto raccogliere anche in questo libro, Città senza dimora, indagine sulle strade dell'esclusione. Non so se la regia può inquadrarlo, edizione Infinito, dove raccogliete un po' l'esperienza quotidiana che vi trovate ad affrontare. Ecco, che tipo di esigenze e necessità queste persone hanno, che tipologie di persone incontrate, perché molto spesso si tratta anche di minori. Certo, sì, noi crediamo che la realtà delle persone che vivono sulla strada rappresenti un po' il contenitore della cattiva coscienza di una collettività, del suo sistema sociale, di tutte le sue criticità. E l'indagine che abbiamo svolto evidenzia che Roma è un luogo dove vivono tantissime persone sulla strada, almeno 8.000 abbiamo stimato. Il dato sconcertante è che oltre il 40% dei pazienti che abbiamo visitato e che vivono sulla strada sono rifugiati, quindi persone che fuggono dal loro paese a causa della guerra e della violenza e arrivano in Italia e non trovano la protezione, l'accoglienza e l'integrazione che gli sarebbe dovuta. L'età media è giovanissima di questi rifugiati, l'80% ha meno di 30 anni, ma spesso ci è capitato, soprattutto nella zona della stazione Ostiense, dove arrivano molti rifugiati profughi che arrivano dall'Afghanistan, di incontrare ragazzini, a volte anche bambini di 12-13 anni, che affrontano un viaggio lunghissimo, rischiosissimo, arrivano in Italia e si trovano a vivere sulla strada. E a quel punto anche la reazione delle forze dell'ordine, delle autorità, qual è? Vi sentite in qualche modo sostenuti dalle autorità, dalle persone che comunque operano nel settore? C'è la loro volontà, ma non ci sono le risorse? Sicuramente per quanto riguarda i rifugiati, perché tra l'altro ricordo che sulla strada si trovano anche moltissimi italiani, quindi sono italiani, certo, e stranieri. Per quanto riguarda i rifugiati, sicuramente l'Italia fa poco. Il sistema di accoglienza e integrazione per i rifugiati in Italia è gravemente insufficiente, proprio per mancanza di risorse, non per qualità degli interventi, perché gli interventi che ci sono validi, ma non ci sono abbastanza risorse. Do qualche dato, giusto per dare un'idea: in Italia ci sono 3.000 posti di accoglienza per i rifugiati e un paese vicino come la Francia ne ha 30.000. Quindi è ovvio che un sistema così, con queste insufficienze, crea nuovi homeless, nuove persone che vivono sulla strada.
Spesso le istituzioni, a Roma abbiamo visto, le istituzioni negli anni tendono a ignorare questo problema. A volte si considera il problema delle persone che vivono sulla strada come un problema di ordine pubblico o addirittura di decoro urbano. Qui non si tratta di questo, si tratta di un problema sociale grave e importante che va affrontato con politiche di accoglienza e di integrazione. Che richiede appunto un approccio diverso e anche più allargato, perché non è soltanto un problema nazionale, è un problema che deve essere affrontato da una politica europea diversa. A questo proposito le chiedo di commentare questa notizia. Che effetto le fa sapere che i ministri degli interni dell'Europa hanno deciso ieri, si sono accordati per stringere l'intesa che sovraintende la libera circolazione dei cittadini, quindi sostanzialmente modificare il trattato di Schengen per aumentare la possibilità di vietare ancora di più la libera circolazione delle persone, aumentare i controlli in base ad esigenze come appunto i flussi migratori. Sappiamo che è possibile derogare in certi casi di ordine pubblico, eccetera, ma in questo caso si sta andando verso la direzione di allargare lo spettro di intervento per limitare la circolazione delle persone. È un'Europa che manca di visione anche in questo caso, che sembra ripiegarsi su se stessa. Sicuramente, è il concetto della fortezza Europa, l'illusione che l'Europa possa essere una fortezza impermeabile al resto del mondo. Si è visto che queste politiche non funzionano. I CIE sono un caso lampante, un esempio di politica basata solo sulla sicurezza che, oltre a violare i diritti umani, poi in realtà non funzionano perché non sono efficaci. Quindi in chiusura, per chi volesse aiutarvi, ricordiamo anche il vostro sito, cosa potrebbe fare? E come le dicevo, noi abbiamo progetti sia in Italia che all'estero, nell'area di crisi. In Italia i nostri progetti funzionano soprattutto grazie all'apporto di volontari, quindi sia medici, sanitari, sia anche persone che comunque sono interessate alla tutela dei diritti umani ci possono contattare e conoscere i nostri progetti e anche partecipare.